Salve a tutti ragazzi, allora quest'oggi ho effettuato la prima accensione dei radiatori, solo che non sono partiti e la prima cosa che ho fatto sono venuto qui davanti alla mia caldaia e ho cercato di capire quale fosse il problema. Allora, la prima cosa che ho fatto è quella di vedere l'interruttore della corrente, se gli arriva corrente alla caldaia. Questa caldaia della Riello, c'è cioè questo trattino qui, che insomma mi indica che la caldaia è accesa. E qui tutto ok fin qui. Quindi la corrente gli arriva. La seconda cosa che ho notato è quella che il manometro mi segnava zero. Praticamente non so per quale motivo mi si è scaricata la caldaia completamente. E quindi la cosa che ho fatto è quella di dare acqua tramite questo rubinetto che è sempre il colore blu, quindi l'ho aperto questo rubinetto, l'ho aperto, gli ho dato acqua e l'ho fatto arrivare a un bar. Ok, questo può arrivare massimo 1,2, 1,3, non di più perché altrimenti poi quando l'acqua si riscalda aumenta di volume e quindi si alza troppo l'asticella. Per cui la prima cosa che bisogna fare è quella descritta all'interno di questo video. Se avete dei problemi con i radiatori, insomma, e niente, è questo. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like. Questo è quello che volevo comunque dire, che questo è quello che noi possiamo fare, non essendo tecnici, ed è la cosa più semplice e meno pericolosa, perché se non dovesse essere un problema tra quelli descritti, dobbiamo comunque affidarci a un tecnico professionista, perché sulle caldaie, come dico sempre, non si scherza. Grazie a tutti.